Ciao a tutti, sono Polly, vi saluto nuovamente sul mio canale. Oggi vi voglio raccontare di una novità, non è il tutorial, ma i tutorial seguiranno, ve lo prometto. E la novità è il mio negozio di filati italiani. Non vi rubo molto tempo, vi faccio una descrizione molto breve. I filati industriali. Cosa vuol dire industriale? Sono prodotti in Italia e lavorati dai produttori malefici italiani. Una volta finiscono, terminano la loro produzione di una certa collezione, i filati che le avanzano devono trovare il loro utilizzo. Uno dei utilizzi è continuare a utilizzarli come il filato, lavorarli a maglia, con i ferri o con l'uncinetto. Per esempio, questa camicia, ispirata dalle foto che giravano quest'estate su Pinterest, vi faccio vedere questa foto qua, questo modello, li ho lavorati con i filati sottili. Ah, i filati industriali non sono sottili, ci sono anche grossi, anche bel grossi, belli grossi. Per esempio, il blu e il beige è il filato di 100% cotone, tra l'altro morbidissimo, talmente morbido che si può dire no, questo è cotone Pima. No, non è Pima, il cotone e basta. È sottile, circa 1600 metri in 100 grammi. L'ho lavorato a 4 capi. Il verde è il lino che avevo un po' di avanzi a casa. Si vede che è lino, perché il lino è molto capriccioso. Sta un po' come pare a lui il lino. È venuta fuori questa camicia qua. Mi è piaciuto molto come il modello, come l'idea, perché dei maglioni ne abbiamo a casa, maglioni, cardigan, camicia, una cosa nuova, si può fare il modello più chiuso ovviamente e credo di realizzarne una con voi, una camicia realizzare insieme a voi. Adesso vi faccio un po' vedere i filati che sono più adatti alle persone che lavorano a maglia o ad uncinetto, i filati che sono più grossi, più comodi per noi, sì. Dunque, i filati in rocca possono essere sia di tutti i tipi, di tantissimi tipi, anzi, devo dire che i tipi di filati che industriali, la gamma è più vasta di quelle che troviamo nei negozi, in gomitoli. Partiamo dallo stoppino normale, grosso, siamo a qua abbiamo 150 metri per 100 grammi, lo stupino con l'alpaca, per esempio. Possiamo avere il tagliatino, anche questo è grossettino, ovviamente il bouclé, tanti tipi, tanti colori, tantissime composizioni. Questo è misto col cotone, dunque infilato che va bene per le stagioni tipo autunno, primavera, bouclé di lana, di mohair, bellissimo. Possiamo avere il filato irregolare per le persone che hanno la fantasia, o giusto che per le persone che vogliono avere il capo diverso dagli altri senza applicare tanta fatica e tanto studio. Il filato, che lavorandolo solo a maglia rasata, già l'effetto diverso da altro. Un filato normalissimo misto lana, questo 180 metri al 100 grammi. Vi devo dire un'altra cosa ancora, che tutti i filati industriali sono fatti per essere lavorati a macchina, dunque che devono scivolare bene sulle aghi, perciò sono molto compatti. Se le vedete troppo sottili, per quanto ho immaginato un filato dello stesso lunghezza, è perché una volta fatto il campione, lo lavate, asciugate, vedete che il filato si gonfia, perché il filato è un po' paraffinato per far scivolare bene sulle aghe delle macchine. Poi c'è questo filato qua,
85% lana merino, pettinata, soffiata e morbidissima. Va bene per i bambini perché non c'è né mohair né alpaca che può leggermente ma pungere, sì? Questa è lana merino, che però non è liscia come è pesante come siamo abituati noi, sì? È molto molto leggera e avendo pochi per cento di elastan mantiene la sua forma anche dopo diversi lavaggi, ovviamente lavaggi a mano oppure a lavasecco. Possiamo avere anche i filati fantasia, tipo lo stoppino con l'urex, stoppino misto lana con l'urex, tanti tipi di mohair, mohair con paillettes, i filati vengono consegnati oppure in rocca se preferite, oppure in cake di solito da 100 grammi in poi. Ci sono i cake già fatti con l'urex, per esempio qua, oppure color prugna con l'urex rosato, ma il mix lo potete fare voi da soli, basta prendere il filato che vi piace e scegliere il l'urex, che sul sito ne trovate un bel po', e ne ho molto di più che devo ancora pubblicare, caricare sul sito. Dunque il filato che mi arriva nelle rocche a voi arriva di solito nei cake sono fatti in questo modo, oppure se preferite potete scegliere l'opzione di averlo in rocca. Quasi tutto il mohair va venduto sia ad un capo, è sottile come tutti i mohair, questo è 950 metri per esempio al 100 grammi, che potete scegliere l'opzione di averlo in cake da 3 o 4 oppure 5 capi. Questo per esempio il cake fatto con 5 capi di mohair e un capo di lurex. Sul sito trovate tutte le opzioni. Il mohair è presente in tanti colori, sia tranquilli, calmi, che in colori accesi, dunque per tutti i gusti, per tutti i tipi di abbigliamento. Finisco la mia breve presentazione del negozio, tutte le informazioni le trovate sotto il video nella descrizione, andate direttamente sul sito, scegliete quello che vi piace, fate le domande se ne avete, rispondo a tutti. E ci vediamo fra poco con un nuovo tutorial. Ciao ciao!